L'espressione incarnazione riprende quanto scrive San Giovanni nel capitolo primo. Il Verbo si fece carne. La Chiesa dunque chiama incarnazione il mistero dell'ammirabile unione della natura divina e della natura umana nell'unica persona divina del Verbo per la nostra salvezza. La stessa Chiesa canta il mistero dell'incarnazione in un inno riportato da San Paolo nella lettera ai Filippesi. Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, il quale, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo, divenendo simile agli uomini. Apparso in forma umana, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. La fede nell'incarnazione del Figlio di Dio è segno distintivo, caratterizzante la fede cristiana. Nella prima lettera di San Giovanni leggiamo: «Da questo potete riconoscere lo Spirito di Dio. Ogni spirito che riconosce che Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio».